iniziare. Credo stiamo già iniziando. Come fai a saperlo? Lo sento dalle radici. Quelle sono le tue amiche, stupidino. Veramente sto per iniziare. Inizia! Molti mi domandano che cosa sia dovuto il miracolo dell'agricoltura israeliana, dell'high tech dell'agricoltura. Com'è possibile che un paese con poco terreno e poca acqua inventi soluzioni che possono nutrire tutto il mondo? Vi darò un esempio, la mia famiglia. Questo è mio fratellino. Carino, vero? Però un po' testardo. Del resto come il resto della mia famiglia. Quattro generazioni di coltivatori testardi. Testardi? Noi testardi? Tu sei il nonno dei testardi. Io sono tuo nonno. Sì, e sei testardo? Ok, lasciatemi raccontare. Il mio bisnonno, che è la persona più determinata al mondo, oltre c'è la mia bisnonna, quando si mettono due visionari alla ricerca di trovare una terra da coltivare, qui pianterò tutte le verdure. Ma quali verdure? Qui crescerà il frumento. Ma papà, io voglio che le mie verdure crescano vicino. Mamma, ascolta! Un contadino deve poter abitare vicino al suo terreno. Senti, papà. Ascoltate il bambino. Allora? Ma qui non c'è acqua. Se non c'è acqua, la produciamo. Sono i testardi, si trovano sempre una soluzione, vero? Sì. Si inizia cercando sistemi moderni di irrigazione. Si ricicla l'acqua ed il paese diventa una potenza mondiale nel campo della desalinizzazione. Guarda che meraviglia! 20 anni fa pregavate che qui ci fosse l'acqua. Non sapete quanto costano 20 anni di irrigazione? Non ne posso più. Ho investito tutti i miei averi per questo. Tutto per queste fontane di irrigazione. E mio figlio gioca con i tubi. Io gioco con i tubi? Perché una volta non viene a vedere quello che faccio? Fantastico! Dai, vieni, nonno! Ho un campo da coltivare. Ha un campo. Prova a spiegarglielo tu. I tubi che costruisce lui faranno risparmiare tanta acqua. Solo a lui. La risparmierà tutto il mondo. Dai, nonno, che ti costa? Andiamo a vedere. Dai. Va bene. Vedi? Irrigando goccia a goccia si consuma la quantità d'acqua necessaria senza sprechi. Così arriva solo dove sei. Esatto. Complimenti. Grazie. Avete capito? Coi tubi del mio papà oggi si irriga in tutto il mondo. Questa è la mia famiglia. Bisogna solo dargli delle sfide e le idee sorgono. Nonno. Cosa c'è, cara Moran? Sono 40 anni che coltivi sempre le stesse cose. Aggiornati. Siamo riusciti a portare l'acqua. Abbiamo inventato l'irrigazione a goccia. Sì, però vogliamo un sapore diverso in bocca, un gusto nuovo. E questo ha portato a qualcosa di speciale. Un nuovo prodotto dall'Istituto di Ricerca. Ti piacerà, vedrai. Assaggia, nonno. Non è ancora maturo? Sì, che è maturo. Guarda il colore. Guarda la grandezza, non è maturo. Assaggia, nonno, per favore. Sono 30 anni che coltivo pomodori. Non mi insegni tu se sono maturi o non sono maturi. Ma da dove arriva? È ottimo! È così dolce! I pomodori di ciliegina, li conoscete? È un'invenzione israeliana. Buonissimo! Che succede? E io ti dico di no! È impossibile! Cosa fai? Fidati! È quello che mi chiedo anch'io! Noi qui coltiveremo verdure! Qui fratellino verdura? Perché no? Nemmeno per il nonno l'inizio è stato facile, ma ce l'ha fatta lui e ci riusciremo anche noi! Dammi retta, questa terra è molto salata! Vedrai che qui non crescerà nulla. Ma non crescerà? Crescerai come? Te lo dico io. Bisogna solo sviluppare sistemi di irrigazione con acqua salata. Ci vogliono semi adatti a piantagioni desertiche. E l'agricoltura è fiorita. Parte del mio paese.
Sono così orgogliosa di loro, non solo per quello che hanno fatto per me, ma per quello che hanno dato agli altri. Queste invenzioni e tante altre si trovano oggi in tutto il mondo. Venite con me, vi mostrerò. Non capite il cinese, ma nemmeno noi. Ma di là te ne capiamo. Computer israeliani aiutano le sale in Cina ed in altri posti nel mondo a controllare la produzione di ogni singola mucca. Vero, Shaolin? Allora, da parte del latte ed ogni singola mucca riceve un trattamento personale. Ciao! Zaijian! Australia. Vedete questo grande campo? Ora immaginatevi che qui scoppia una tubatura. Servirebbero giorni finché qualcuno se ne accorga e aree interne verranno danneggiate. Vero, Homer? È vero, ma grazie alla moderna tecnologia che abbiamo sviluppato, controlliamo la situazione del campo anche a distanza elevata. Dalla stazione satellitare ricevo i dati dei sensori collocati nel campo. E questo mi permette di analizzare la situazione aiutando gli agricoltori. Così assistiamo ai coltivatori del mondo, incrementando e migliorando le loro produzioni. Sulla Terra vivono più di 7,2 miliardi di persone. Noi israeliani siamo circa 8 milioni, 0,0015. Siamo orgogliosi di condividere la nostra esperienza nello sviluppo mondiale, grazie alla nostra credibilità, per permettere che ogni bimbo e bimba nel mondo abbia un cibo buono, sano e nutriente. Per aver dedicato il vostro tempo all'ascolto della nostra storia. Sarà un immenso piacere condividerla con voi, a casa nostra, in Israele. La mia famiglia vi aspetta. Thank you.